Ciao a tutti, bentornati o benvenuti se siete nuovi. Io sono Dunia di Artist Divination e sono qui con le previsioni per il mese di luglio. Anche in questo video ho deciso di mettere direttamente i mazzi di tarocchi invece dei gruppi di carte perché utilizzerò tante carte per ogni lettura. In questo modo mi assicuro di utilizzare ogni mazzo al massimo del potenziale. Potete scegliere in base al numero, in base al mazzo di carte che vi ispira di più, o se preferite in base a uno di questi tre cristalli. Per il mazzo numero 1 abbiamo un ametista, per il mazzo numero 2 abbiamo un quarzo citrino e per il numero 3 abbiamo un'acqua aura. Vi consiglio comunque di centrarvi bene, di radicarvi bene prima di fare la vostra scelta. Il modo più semplice per farlo è quello di chiudere gli occhi, fare dei respiri profondi, allontanare i pensieri dalla mente, poi, quando vi sentite pronti con i vostri tempi, riaprite gli occhi e scegliete il gruppo di carte che intuitivamente richiama di più la vostra attenzione. Una volta che avete fatto la vostra scelta, potete andare velocemente a guardare la vostra lettura utilizzando la leggenda che vi comparirà come primo mio commento sotto questo video. Aggiungo infine per chi fosse interessato a prenotare un consulto con me che è possibile farlo attraverso il mio sito www.theartistdivination.com. E questo è tutto, io vi ringrazio come sempre della vostra attenzione e noi ci vediamo prestissimo in altri video. Buona lettura e buon mese di luglio! Ed eccoci qui con la lettura numero 1 per chi ha scelto il primo mazzo di carte o l'ametista. Qui abbiamo diverse carte, queste sono le carte che vengono dal mazzo che avete scelto e qui ci sono due carte che vengono da un oracolo che vi darà un consiglio per questo mese di luglio. Per questo mese di luglio ho deciso di fare le cose un po' in modo diverso, a me piace cambiare spesso così nessuno si annoia. Allora, queste prime tre carte ci parlano dell'energia del mese di luglio, di quello che succederà in generale fuori e dentro di voi durante il mese di luglio. Queste tre carte ci parlano del lavoro e queste tre invece ci dicono quello che accadrà in amore, mentre queste due, come vi dicevo, vi daranno un consiglio. Iniziamo subito dall'energia generale del mese. Andiamo a vedere che energia c'è. Allora, qui abbiamo il mago, un 4 di denari e una regina di bastoni. Il lavoro invece ci dice 5 di denari, il matto e il 3 di bastoni. Per quanto riguarda l'amore invece abbiamo un paggio di denari, il giudizio e la temperanza. Il consiglio lo giriamo all'ultimo. Che cosa ci stanno dicendo tutte queste carte? Questo è un mese con del bel potenziale. Questo è un mazzo di carte particolare perché è dedicato ai corvi, quindi invece delle persone ci saranno i corvi, però questo è il mago. E qui si vede questo corvo in volo, che sta spiccando al volo, e ha a disposizione sia le coppe che le spade, che i denari, che i bastoni. Questa carta ci dice che questo mese di luglio inizia in modo molto promettente. C'è la possibilità di fare tante cose, c'è anche la possibilità che vi succedano tante cose. Ci sono tante opzioni che potete scegliere in questo mese di luglio. Secondo me un po' in tutti i campi, è come se aveste un'ampia scelta, un po' in tutti i campi della vostra vita. Potrebbe anche essere con la carta del mago che abbiate una particolare voglia di comunicare o di esprimervi in modo diverso e magari consideriate anche altre opzioni di comunicazione in questo mese di luglio, come se aveste bisogno di esprimervi in un modo diverso. C'è un'energia molto creativa qui, lo dico perché abbiamo sia il mago che la regina di bastoni. La regina di bastoni è una donna estremamente creativa.
E io vi dico di non trattenervi 4 di denari. Guardate bene questa carta, si vede questo corvo che trattiene dei denari. Ha un denaro sulla testa, due li trattiene sul petto e uno in un certo senso lo schiaccia sotto le zampe. La carta di denari è la carta di chi tende un po' a trattenersi, di chi tende un po' a limitarsi, di chi si mette dei confini troppo stretti. Secondo me, sentirete un po' un'energia esplosiva all'inizio del mese e avrete voglia di esprimervi in un modo diverso. Avrete voglia di mostrarvi al mondo in modo diverso e ci sarà una parte di voi che un po' tenderà a boicottarvi e vi chiederà di contenervi. Grazie al cielo abbiamo questa regina di bastoni che ci dice che l'impulso creativo che sentirete in questo mese di luglio, l'impulso di manifestarvi in tutta la vostra bellezza, in tutto il vostro potenziale, è molto più forte di quella vocina che è preoccupata con tutte le cose materiali, pratiche della vita, con le responsabilità, con le regole, come se in qualche modo doveste liberarvi di un po' di regole, di un po' di rigidità, di un po' di strutture. La Regina di Bastoni è una carta bellissima, un'energia molto bella, molto potente. Qui è descritta in modo molto divertente perché c'è questo corvo incoronato che è appollaiato su un bastone che è sorretto da due leoni, quindi è un'energia molto di fuoco, molto leonina. Non mi meraviglierei se le persone che hanno scelto questa lettura hanno una componente di fuoco o di segni di fuoco molto forte. Non è detto, però non mi meraviglierei se fosse così. La regina di bastoni è una donna, è l'energia di una donna molto libera, molto creativa, molto indipendente, una donna sicura di sé. Questo non vuol dire che dobbiate essere delle donne, ma sicuramente questa energia vi rappresenta molto bene in questo mese di luglio. È un mese esplosivo per voi. Avete voglia di fare cose, tante cose, di esprimervi, di essere creativi. Se ci sono degli artisti qui che stanno guardando questa lettura, sicuramente potreste avere delle idee abbastanza dirompenti durante il mese di luglio. Potreste avere delle idee che vi permettono di esprimervi in modo nuovo, forse in modo molto più potente. Ed è come se vi sentiste molto soddisfatti delle vostre intuizioni, ma in generale, anche se non foste artisti, questo si rivela un mese creativo, un mese pieno di risorse. Se avete problemi, troverete le soluzioni, se avete delle idee, le metterete in atto, se volete iniziare dei progetti, è il mese perfetto per farlo, perché il mago ci dice che siete molto bravi nella comunicazione in questo mese di luglio e la regina di bastoni ci dice che avete l'energia giusta per mettere tutto quello che pensate in atto, per manifestare tutto quello che pensate. Andiamo a vedere quello che succederà sul lavoro. Allora, sul lavoro abbiamo, dicevamo, un 5 di denari, il matto e il 3 di bastoni. Il 5 di denari ci dice, e questo potrebbe essere il motivo per cui c'era questo 4 di denari al centro come energia centrale di chi si trattiene, ci potrebbe dire che magari alcuni di voi hanno dei problemi con le finanze. 5 di denari è una carta di povertà. E qui si vede quest'albero in un paesaggio invernale, sembra quasi che nevichi o che ci sia tempesta. E ci sono questi corvi che sembrano intristiti, come se fossero un po' afflitti dalle intemperie. Questa è una carta di povertà che ci dice che manca un qualcosa a livello pratico, quindi o alcune persone non hanno un lavoro all'inizio del mese, o non hanno dei progetti su cui lavorare, o sono abbattuti per altri motivi, magari difficoltà economiche. Quello può essere il 5 di denari, o comunque sono venute meno delle connessioni, magari delle comunicazioni, visto che sta sotto il mago, magari avevate dei progetti in ballo che poi non sono più andati in porto. Quindi magari il mese inizia con un senso di mancanza e con un senso di povertà. Però c'è il matto qui come carta centrale, che è un arcano maggiore, che ci dice che velocemente vi rimettete in carreggiata. Quindi il matto è la prima carta dei tarocchi, quindi è l'inizio del viaggio dell'anima. Questa è una carta che ci dice che magari vi sentite
abbattuti perché pensate, oddio, mi tocca ricominciare da capo, però secondo me in realtà questa è una carta che vi dice che nel mese di luglio troverete nuove strategie, quindi magari anche nel caso in cui doveste ricominciare un qualcosa da capo o doveste magari cercare dei fondi o un qualcosa per avviare i vostri progetti, secondo me ce la farete perché il 3 di bastoni è una bella carta. È la carta di chi riceve un qualcosa da lontano. Può essere una carta d'attesa, ma io invece la sento come un'attesa che viene premiata. Perché il mio occhio continua ad andare qui su questa stella. Io ho la sensazione che a fine mese, visto che c'è anche la regina di bastoni, i vostri sforzi e i vostri progetti in qualche modo verranno premiati. Quindi per chi magari inizia il mese di luglio senza soldi, diciamo così, secondo me a fine mese avrà delle entrate. Per chi inizia il mese senza progetti, a fine mese avrà dei progetti esplosivi. Per chi inizia il mese senza lavoro, secondo me già a metà mese vedrà dei cambiamenti, si rimetterà in gioco o comunque si darà da fare per ottenere quello che vuole e riceverà delle risposte. Quindi secondo me già, mi viene da dire la seconda metà del mese di luglio, vedrete l'energia cambiare in modo positivamente drammatico, nel senso che ci saranno dei grandi cambiamenti. In alcuni casi, per alcuni di voi, la regina di bastoni potrebbe essere proprio una donna che vi viene in aiuto. La regina di bastoni è anche un po' la businesswoman, la donna indipendente, quindi se già a metà mese vi rendete conto che c'è qualche progetto da fare con una donna, bene, fidatevi, nel senso che se questa donna è una donna frizzantina, piena di idee, libera, indipendente e creativa, è la persona giusta per voi, nel senso che vi aiuterà a realizzare le cose che dovete realizzare. Andiamo a vedere l'amore. Che cosa succederà in amore? In amore dicevamo, abbiamo un paggio di denari, il giudizio e la temperanza. Diamo dei brevi messaggi, un po' per tutti. Iniziamo per chi sta in coppia. Per chi sta in coppia mi viene da dire che sarà un mese rivelatorio con la carta del giudizio, verranno alla luce delle cose. Ho la sensazione che l'altro, il vostro compagno, la vostra compagna, faccia dei piccoli passi nei vostri confronti, visto che qui abbiamo un paggio di denari, ho la sensazione che quello che vi offre il vostro compagno, la vostra compagna, in qualche modo vi aiuta. La temperanza ci dice, soprattutto se la vostra relazione è un po' in crisi, o se voi siete un po' in crisi, ci dice che il vostro compagno, la vostra compagna vi aiuterà nel vostro processo di guarigione. Vi verrà incontro e secondo me vi verrà incontro il vostro compagno o la vostra compagna in modo molto pratico. E nel caso aveste bisogno di aiuti pratici, il vostro compagno vi sarà assolutamente d'aiuto. Ed è come se fosse un po' un mese che funziona da test, nel senso che il vostro compagno o la vostra compagna si dimostrerà in qualche modo utile e di sostegno. Per chi invece è single, vi dico che visto che c'è qui un paggio di denari, sarete molto dediti o al lavoro o allo studio in questo mese di luglio. Ed è come se vi venisse rivelato un qualcosa con la carta del giudizio. Potrebbe essere che obiettivamente lavorate e studiate tanto, per cui siete concentrati su quello, potrebbe essere che valutate una situazione rispetto all'amore, che potrebbe essere anche una situazione del passato, una situazione del presente, ed arriviate a delle conclusioni che vi aiutano a stare meglio. La temperanza, grande carta di guarigione. Qui ci sono due arcani maggiori molto potenti, eh? Quindi ho la sensazione che questo mese di luglio vi aiuterà a ritrovare una nuova stabilità e un nuovo equilibrio anche nella vita affettiva, anche se doveste rimanere da soli. In un certo senso rimarrete da soli in modo armonioso e con equilibrio. La temperanza è una bellissima carta. Per chi invece si trova in una situazione un po' ambigua, non definita, mi viene da dire che molto lentamente questa situazione si potrebbe sbloccare durante il mese di luglio. Molto lentamente, perché qui la temperanza è una carta estremamente lenta, però secondo me entro la fine del mese potrete ottenere un qualcosa di più dalla persona con cui state o dalla persona che frequentate.
Andiamo ora a vedere il consiglio per voi per questo mese di luglio. L'oracolo che ho utilizzato è in inglese. È un mazzo oracolare nuovo che mi piace tanto e volevo utilizzarlo. Ma la maggior parte dei miei mazzi di carte sono in inglese perché sono tra i mazzi più belli. Allora, la prima carta vi dice Imagine Solutions, immaginate soluzioni, e la seconda carta dice Think Things Through, analizza bene le cose, valuta bene le cose. Questo è un mese, vi dicono queste carte, in cui il potenziale per risolvere i problemi è altissimo. È un mese in cui se ci sono problemi sul lavoro, se ci sono problemi economici, se ci sono problemi a livello affettivo, in realtà se considerate bene le situazioni, se le valutate bene, potete, imagine solutions, immaginare delle soluzioni, potete trovare delle soluzioni. E questi messaggi sono molto importanti perché, secondo me, questo all'inizio del mese voi lo sapete. Ricordatevi di quel mago, avete delle intuizioni, sapete che potete raggiungere i vostri obiettivi. Se a metà mese incominciate un po' a vacillare, ad avere dei dubbi, io vi dico rimanete nell'energia del mago che si trasformerà in quella della regina di bastoni. Quindi il mago ha delle idee, ha delle visioni, la regina di bastoni in qualche modo, l'energia della regina di bastoni vi aiuterà a concretizzarle. Quindi questi messaggi vi stanno dicendo che ci sono le soluzioni per qualsiasi problema che dobbiate affrontare durante il mese, si tratta solo di guardare le cose bene, di analizzarle bene. E forse, visto che qui c'è scritto non trovate delle soluzioni, ma immaginate delle soluzioni, probabilmente dovrete cercare delle soluzioni alternative, delle soluzioni più creative, non convenzionali. Del resto la regina di bastoni non è una donna convenzionale, è una donna molto alternativa, è una donna molto creativa, è una donna molto originale. È una donna che in un certo senso, e vi ripeto, questa è l'energia della regina di bastoni, quindi anche se siete degli uomini, questa carta vi sta dicendo che avete il potenziale in questo mese di luglio di trovare delle soluzioni che non sono delle soluzioni tradizionali o classiche, ma sono delle soluzioni creative che vi porteranno un successo entro la fine del mese. E direi che questo è tutto per chi ha scelto il gruppo numero 1. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa lettura, mi fa molto piacere leggervi. Grazie e buon mese di luglio. Ed eccoci qui con la lettura numero 2 per chi ha scelto il mazzo di carte numero 2 e il quarzo citrino. Andiamo a vedere come sarà questo mese di luglio. Queste prime tre carte ci diranno in generale quello che succederà nel mese di luglio, com'è l'energia per il mese di luglio, quello che succederà dentro e fuori di voi. Queste tre carte ci parleranno del lavoro e queste tre invece dell'amore. Queste due carte vengono da un nuovo mazzo oracolare che è in inglese, ma non vi preoccupate, ve lo traduco. È un mazzo di carte che mi piace molto e ci darà dei consigli. Allora, andiamo a vedere subito le energie generali di questo mese di luglio. Qui abbiamo un 10 di bastoni. È un mazzo fantastico, dedicato a maghi e a draghi. Io sono un amante del fantasy, anche per cui mi diverte. Allora, il 10 di bastoni, la ruota della fortuna e la regina di coppe. Per quanto riguarda il lavoro abbiamo un 3 di bastoni, un cavaliere di spade e il mago. Per quanto riguarda l'amore invece abbiamo la forza, la regina di spade e un 2 di bastoni. Queste le scopro alla fine. Dunque, com'è l'energia di questo mese di luglio? Beh, con una ruota della fortuna al centro c'è sicuramente un grande cambiamento all'orizzonte. Mi piace anche molto il fatto che in questa particolare rappresentazione della ruota della fortuna ci sia un pentacolo. E oggi mi dà una buonissima sensazione questa cosa, nel senso che questo grande cambiamento che ha all'orizzonte è assolutamente in positivo. Perché dico che è in positivo? Perché l'energia del mese
E questa è una carta molto molto particolare di questo mazzo, guardatela bene. È molto strana. Qui si vede questo mago che ha una sorta di copricapo, come se fosse un alce, e sull'estremità di ogni corna c'è come, mi viene da definirle come delle lampadine colorate, ma non sono delle lampadine, come se fossero dei fusi. Ma chiaramente sono intrisi di magia. Allora, il 10 di bastoni qui è una carta assolutamente positiva. C'è un senso di fatica e forse questo senso di fatica ce lo dà il fatto che a portare questo pesante copricapo è un uomo di una certa età. È un uomo molto maturo, ha i capelli bianchi, è un uomo anziano. Questa carta ci dice che questa persona magari fa fatica a portare questo copricapo, ma questo copricapo gli dà tantissimo potere. È una carta che ci dice che probabilmente già all'inizio del mese di luglio lavorerete tanto, vi muoverete tanto, farete tante cose, magari sarete anche un po' stanchi, ma state lavorando sulle cose giuste, vi state muovendo nella direzione giusta. E la ruota della fortuna ci dice che questo sarà ancora più evidente nella seconda parte del mese di luglio. C'è un cambiamento, dall'azione si passa alle emozioni. E guardate questa regina di coppe, quanto è lussuosa, mi verrebbe da definirla. C'è qualcosa di estremamente generoso, abbondante, anche semplicemente per il fatto che versa l'acqua da questa coppa in modo così lento e sensuale, mi dà l'idea che abbia tante emozioni da cui attingere. C'è anche un senso di profonda calma, di soddisfazione, c'è un senso anche molto forte di emozioni che fluiscono. C'è un'abbondanza di emozioni, ma in positivo. È come se questa donna fosse estremamente in controllo dell'acqua, fosse estremamente in controllo delle emozioni. E la regina di coppe è anche un'energia molto visionaria per certi versi, molto poetica, forse in modo più intimo rispetto a una regina di bastoni. Però questo ci dice che entro la fine del mese porterete l'acqua al vostro mulino. Quindi tutto quello che fate all'inizio di luglio avrà un notevole ritorno, non tanto mi viene da dire a livello economico, ma a livello emotivo. È come se foste molto soddisfatti a fine mese. C'è un senso profondo di appagamento e c'è anche una serenità di fondo che io sento mentre sto parlando. Quindi il cambiamento che è in arrivo, ed è un cambiamento che viene dall'esterno, quindi non è un cambiamento che innescate voi, è un qualcosa che succede durante il mese di luglio, in un certo senso vi fa fare pace con voi stessi e vi fa fare anche pace con il mondo circostante. Andiamo a vedere quello che succederà sul lavoro. Allora, tre di bastoni. E qui si vede questo mago che è seduto su una scrivania, un po' forse annoiato. Il tre di bastoni è una carta d'attesa. Sta aspettando un qualcosa. Probabilmente sta aspettando, visto che qui ci sono delle pozioni, che ci sono come gli strumenti per un laboratorio, è come se stesse aspettando i risultati di un esperimento. Quindi nella prima parte del mese di luglio lavorativamente vi vedo in attesa. Quindi se avete investito dei progetti, probabilmente state aspettando delle risposte o state aspettando di vedere dei risultati, oppure se state cercando lavoro, state aspettando di ricevere delle risposte, e queste risposte arrivano, e arrivano anche improvvisamente, forse quando proprio siete nella fase così di noia totale, perché qui il cavaliere di spade arriva verso di voi, correndo verso di voi, in modo piuttosto repentino, come fa solo il cavaliere di spade, ed è un cavaliere che parla proprio di comunicazione, quindi è un qualcosa. Una notizia vi arriva dall'esterno, probabilmente nel momento in cui meno ve l'aspettate. E il mago ci dice che quello che sta per arrivare sul lavoro ha un gran potenziale. Quindi,
sia che stiate cercando lavoro, che già ce l'abbiate o che abbiate investito in dei progetti nuovi, io vi dico che vi arriveranno delle notizie, vi arriveranno delle comunicazioni che vi apriranno a nuovi orizzonti, a nuove possibilità, a nuove opportunità. Secondo me vi arriverà più di una comunicazione in alcuni casi, perché guardando questa carta del mago ho la sensazione che avrete una scelta ampia. Sicuramente queste sono carte molto comunicative. Mi viene anche da pensare che se lavorate di più sul modo in cui vi presentate, sul modo in cui comunicate, otterrete dei risultati ancora più grandi. Quindi prima di entrare nell'energia del 3 di bastoni, di attesa, io vi dico anche all'inizio del mese, subito all'inizio di luglio, spargete la voce il più possibile se state cercando lavoro, mandate tanti curricula in giro o pubblicizzate i vostri progetti in un modo ampio o la vostra attività in un modo ampio, perché lo sforzo che mettete in quello che fate all'inizio del mese vi ritornerà quasi indietro, quasi raddoppiata, cioè l'energia vi ritornerà indietro quasi raddoppiata con questo mago. Se avete bisogno anche, visto che c'è l'energia del mago, di qualcuno che vi aiuti, per esempio se avete un business, se avete bisogno di qualcuno che vi aiuti nel pubblicizzarlo, vi aiuti nel diffondere informazioni o notizie rispetto a quello che fate, ingaggiate qualcuno di esperto, perché ho la sensazione che se ingaggerete degli esperti, delle persone che vi aiutano a occuparvi della comunicazione, i risultati saranno ancora più grandi. Questo soprattutto per chi magari ha dei business indipendenti. Andiamo a vedere quello che succederà in amore. Allora, in amore abbiamo detto che c'è la forza, c'è una regina di spade e c'è un due di bastoni. Allora, qui ho da dare diversi messaggi. Darò un messaggio per chi sta in coppia, un messaggio per chi è single e un messaggio per chi è in una situazione un po' complicata, non definita o clandestina. Allora, iniziamo da chi sta in coppia. Da chi sta in coppia? Allora, il vostro compagno, la vostra compagna, sicuramente si ritrova nell'energia della forza. È una persona che ha tante risorse e cercherà in questo mese di luglio di attingere alla propria forza interiore per andare avanti. Ci sono energie altalenanti qui, sia per voi che per il vostro compagno e la vostra compagna, perché per voi abbiamo un due di bastoni. Quindi, secondo me, il vostro compagno e la vostra compagna si tratterrà molto in questo mese di luglio per non far esplodere la relazione. Il due di bastoni mi dice che voi invece sarete molto ansiosi, avrete un'energia molto ansiosa, forse molto di chi è sempre altrove. Il due di bastoni, di chi con la testa è un po' altrove. Però secondo me quello che potrebbe succedere, che dovete evitare, è che non si arriverà a nessuna rottura, a nessun litigio, ma potrebbero esserci delle forti tensioni o dei momenti di freddezza con la regina di spade. Ecco, evitate di entrare con la vostra relazione nella regina di spade, nell'energia della regina di spade, che è una donna estremamente intelligente ma è glaciale, specialmente quando si parla d'amore. Quindi evitate di creare delle situazioni tese con il partner in cui non si parla o in cui ci si lancia solo delle frecciatine. Ecco, questo lo dovete evitare per il mese di luglio, perché ho la sensazione che il vostro partner cercherà di trattenersi. Voi con un due di bastoni sarete un po' più conflittuali, un po' più difficili da gestire. Per quanto riguarda i singoli, invece, io vedo una persona che spunta nella vostra vita. C'è questa persona che qui è descritta con l'energia della regina di spade. Non è mai una donna semplice in amore, ma qui potrebbe essere anche un uomo, nel senso che un uomo con l'energia della regina di spade. Sicuramente compare una persona nel mese di luglio per tutti, per i single, per tutti i single, che ha un'energia da regina di spade. Una persona molto razionale, una persona molto intelligente, una persona che però può essere molto tagliente con le parole, o che può essere molto incisiva, o che può essere molto diretta, o a volte mi verrebbe da dire un po' intransigente, quelle persone che hanno un po' la sensazione di avere la verità in mano.
La forza ci dice che in questo mese di luglio, quando avrete a che fare con questa persona, soprattutto direi nel mese di luglio, dovete avere molta forza, molto autocontrollo per evitare degli scontri. Non è una cosa che io sento stabile per tutto il mese di luglio, quindi potrebbe essere che, dico per i single, abbiate a che fare per un po' con una persona che ha questa energia della regina di spade, ma il due di bastoni mi dice che è una situazione altalenante, non è una situazione stabile. Quindi magari poi potreste cercare altro o desiderare dell'altro. Per chi invece si trova in una situazione non definita, anche per voi vi devo dire la stessa cosa, un po' dovrete avere un po' di autocontrollo, perché non sarà un mese un po' altalenante, è un'energia che non è costante e potrebbe essere in alcuni casi, ma solo in alcuni casi, e questo lo dico alle persone che già lo sanno, quindi non entrate nel panico, che abbiate a che fare con un'altra persona. La persona che vi interessa ha un'altra persona nella sua vita. E in un certo senso potrebbe essere che voi vi sentiate messi da parte perché c'è un'altra energia, che è quella della regina di spade, che è molto più forte della vostra, o si impone molto di più. Questo poi, giustamente, potrebbe farvi venire dei dubbi. E il due di bastoni ci dice che potrebbe farvi venire voglia di andare altrove o di cercare dell'altro, il che io penso sia sempre la cosa giusta da fare quando ci sono terze persone. È sempre meglio andare altrove, perché solo così si vede anche quanto obiettivamente l'altro è interessato. Andiamo a vedere qual è il consiglio delle carte oracolari per questo mese di luglio. Le carte sono in inglese, ma ve le traduco io. Reassess. Rivaluta. Face your shadow. Confrontati con la tua ombra o con le tue ombre. Col lato oscuro, potremmo dire. Allora, secondo me, rivalutare ha senso soprattutto per quanto riguarda la vita affettiva. Mi verrebbe da darvi come consiglio, soprattutto nella vita affettiva, valutate bene le situazioni in cui vi trovate prima di esplodere. Quella carta della forza è importante, vi ricorda di mantenere un certo autocontrollo durante il mese di luglio. Specialmente lo dico per chi sta in coppia, ma anche per chi è single, non c'è bisogno di arrivare a litigare se si ha a che fare con una persona difficile o se si ha a che fare con delle situazioni difficili. Rivalutare per quanto riguarda il lavoro mi viene da pensare, valutate bene subito all'inizio del mese se avete fatto abbastanza. O se potete investire in qualcos'altro, o se per esempio se state cercando lavoro potete mandare altri curricula, o se potete comunicare in modo diverso. Confrontati con la tua ombra, con le tue ombre, con il lato oscuro. Qui di nuovo io lo sento molto forte riferito alla relazione, più che all'energia del mese. Per quanto, visto che c'è una regina di coppe, mi viene da pensare che si possa riferire al fatto di cercare di rimanere in controllo delle proprie emozioni, di non lasciarsi prendere dalle emozioni negative, soprattutto all'inizio del mese. Per quanto invece riguarda l'amore e le relazioni, io vi dico, se vi trovate in situazioni spiacevoli o antipatiche o fredde, fermatevi, analizzate bene le situazioni. Chiedetevi magari se c'è qualcosa che voi potete fare per migliorare la comunicazione con l'altro. Ricordatevi anche che la persona con cui avete a che fare, che ha l'energia della regina di spade, è una persona che di solito ha quel modo di agire perché è molto ferita. Quindi cercate magari di capire le motivazioni che spingono l'altro ad essere in un determinato modo. Cercate anche di capire che cosa innesca in voi questa persona. Cioè prendete ogni confronto come un modo per migliorare voi stessi e per capire meglio perché magari vi troviate ad avere a che fare con determinate situazioni o con alcune persone. Cioè ogni situazione, ogni ostacolo deve essere un modo per migliorarsi, per evolversi. E poi aggiungerei come ultimo messaggio riferito sempre alle ombre, c'è un qualcosa che riguarda la comunicazione con un cavaliere di spade, il mago, quella regina di spade. C'è un qualcosa di importante che riguarda la comunicazione, che dovete rivalutare in questo mese di luglio.
Cercate di capire se il vostro modo di comunicare è effettivamente efficiente, se è un modo diretto, onesto, se è un modo manipolatorio, se magari avete altri interessi o volete o comunicate in un certo modo perché volete ottenere un qualcosa o perché avete dei bisogni. E quindi siate onesti con voi stessi, cercate di capire anche rispetto al lavoro se state comunicando in un modo che è trasparente o se state facendo abbastanza per pubblicizzare il vostro lavoro e le vostre attività, perché potrebbe essere con queste energie leggermente faticose, diciamo soprattutto il 10 di bastoni, 10 di bastoni e 3 di bastoni, che magari vi mettiate direttamente in stand-by o non giochiate al 100% all'inizio del mese per paura di non farcela. Quindi mettetevi alla prova, comunicate meglio e di più in questo mese di luglio e vedrete che otterrete maggiori risultati. E direi che questo è tutto. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa lettura, io vi leggo sempre con piacere. Ci vediamo prestissimo in altri video. Buon mese di luglio! Ed eccoci qui con la lettura numero 3 per chi ha scelto il mazzo di carte numero 3. Qui abbiamo diverse carte, queste vengono dal mazzo di tarocchi che avete scelto e queste due vengono da un mazzo oracolare che ci darà un consiglio. Queste prime tre carte ci raccontano di quello che succederà in generale, dell'energia in generale per il mese di luglio. Queste tre ci racconteranno di quello che succederà sul lavoro durante il mese di luglio e queste tre invece ci parleranno dell'amore. E queste due, come vi dicevo, ci daranno un consiglio. Andiamo a vedere l'energia generale del mese. Nine of Wands, il 9 di bastoni. Seven of Pentacles, il 7 di denari. Four of Cups, il 4 di coppe. Sul lavoro invece abbiamo The Hermit, l'eremita, Page of Pentacles, il paggio di denari, The World, il mondo. Per quanto riguarda l'amore invece abbiamo Nine of Pentacles, il 9 di denari, Ace of Pentacles, il l'asso di denari e qui abbiamo un 9 di coppe. Queste due le scopriamo alla fine. Ci sono tante carte di denari e questo è sempre un bene perché vuol dire che si lavora tanto per manifestare quello che si desidera. Vediamo come inizia il mese. Il mese inizia con questo 9 di bastoni, che è un'energia un po' di attesa, anche un po' di sfida. Qui si vede una donna, di solito è un soldato o un uomo, dipende. Una donna che sta sul chi va là, c'ha questo bastone in mano e si guarda intorno. Non sa bene che fare, non sa bene se c'è un pericolo all'orizzonte, non sa bene se la guerra è finita, se la guerra è ancora in corso, se arriveranno i nemici, se ci sono dei nemici, se non ci sono dei nemici. Questa è un po' l'energia del 9 di bastoni. È l'energia di chi aspetta ed è molto cauto. Il 9 di bastoni è la carta che viene prima della carta conclusiva del raggiungimento degli obiettivi, che è quella del 10 di bastoni, quindi è la carta di chi, prima del raggiungere un qualcosa, deve mantenere l'attenzione viva. Quindi c'è un'energia che parte apparentemente lentamente, apparentemente ferma. Perché poi abbiamo qui un 7 di denari, che è un'altra carta di attesa, quindi ci sono due carte di attesa. Nella prima parte del mese è un'attesa cauta, qui diciamo diventa un'attesa più rilassata. E qui, questa attesa è descritta così, si vede questa fanciulla con un innaffiatoio in mano, probabilmente ha innaffiato le piante, e aspetta che queste piante fioriscano, quindi aspetta di vedere i risultati. Qui i fiori sono chiaramente dei denari. Quindi un tipo di attesa diversa. A metà mese avrete una sensazione di aspettare un qualcosa di diverso, mentre col 9 di bastoni è in un certo senso un'attesa più tesa, più attiva. Col 7 di denari si entra in un'energia un po' più paziente
Ed è un'energia anche più consapevole, come per dire io ho lavorato, ho fatto tanto, sono stato attento, sono stato cauto, ho fatto tutto quello che mi era stato detto di fare, ho fatto tutto quello che mi ero detto avrei fatto, adesso mi tocca vedere i risultati. Quindi questa è un po' l'energia. Il 4 di coppe ci dice che i risultati arriveranno. 4 di coppe, guardate qui. Dall'alto arriva una mano che porge una coppa a questa donna seduta, però guardate lei. Lei sta guardando le tre coppe di fronte a sé. 4 di coppe è una carta che ci dice che i risultati arriveranno, ma voi li vedrete? Delle offerte arriveranno, ma voi le vedrete? Delle proposte arriveranno, ma voi le vedrete? Magari anche delle scuse arriveranno, ma saranno abbastanza? Perché quando si è molto insoddisfatti, e magari si è insoddisfatti per tanti motivi, non si riesce neanche bene a vedere le cose belle che arrivano. E io le vedo qui le cose belle, ci sono tante cose belle in arrivo. Le vedo sia sul lavoro che sull'amore, per cui vi dico, aprite bene gli occhi in questo mese di luglio. Non vi fate scappare le occasioni, perché il 7 di denari come carta centrale è una carta lenta. Ma è una carta produttiva, una carta che ci dice che i risultati arrivano lentamente, se si ha pazienza e se si investe tanto all'inizio del mese. Andiamo a vedere cosa succede sul lavoro. È interessante che il lavoro si apre con la carta dell'eremita. Questo può voler dire tante cose. Potrebbe dirci che tante persone stanno ancora lavorando in modalità smart working, a casa, da soli. Potrebbe anche dirci che magari avete un'attività che gestite da soli, voi, nel vostro studio, nella vostra casa. Potrebbe essere che all'inizio del mese vi sentiate un po' da soli sul lavoro. O siete molto focalizzati sul lavoro per la prima parte del mese, per cui non vedete altro, non vi interessa altro. L'eremita potrebbe anche dirci che all'inizio del mese, lavorativamente, rivalutate quello che avete fatto fino a questo momento, perché è una carta che un po' rappresenta l'energia del segno della Vergine, che non vuol dire che dobbiate essere il segno della Vergine, ma ci dice che magari lavorativamente ad inizio mese analizzate il lavoro, analizzate tutti gli aspetti pratici, quanto avete investito, quanto è rientrato, se magari analizzate se potete fare le cose in modo diverso. Se potete concentrare la vostra energia in modo diverso, le vostre risorse in modo diverso. Quindi mi sembra un inizio mese lavorativamente molto, molto focalizzato, molto schematico in un certo senso. Se invece siete senza lavoro, la carta dell'eremita potrebbe anche indicare quello, che vi sentite isolati e vi sentite tagliati fuori dal mondo perché non avete il lavoro. Però fortunatamente c'è questo bellissimo paggio di denari che arriva verso di voi. Qualcosa arriva verso di voi, questo arriva un qualcosa per tutti, quindi per chi non ha lavoro, secondo me qualche proposta arriva sempre verso metà mese. Qui arriva il paggio di denari che vi offre un denaro, c'è qualcuno che vi offre un qualcosa, magari per chi non ha lavoro non sarà un lavoro grandissimo, potrebbe non essere il lavoro della vita, ma vi arriva un qualcosa che vi porta delle entrate. Per chi invece ha il lavoro, potrebbe essere che arriva un nuovo progetto, potrebbe essere che arriva una proposta di collaborazione, potrebbe essere che arrivano dei soldi che stavate aspettando, magari un cliente che non vi pagava finalmente vi paga. Guardate come cambia l'energia, dall'oscurità si passa alla luce. Quello che è bello è che chiudete il mese con la carta del mondo. E guardate qui, dall'eremita passate al mondo. Questa donna qui con i capelli bianchi lunghissimi, tutta coperta dalla testa ai piedi, si spoglia e danza. La carta del mondo è una carta che ci dice che il mese di luglio si conclude al meglio, si conclude quasi con festeggiamenti, mi verrebbe da dire, perché implicito nella carta del mondo la chiusura di un capitolo in modo armonioso, in modo felice. Questa è una carta che ogni volta che la guardo sento quasi la musica, cioè si festeggia. Qui si passa da una carta che esprime un'assenza totale di rumori, l'eremita, una carta di sordità, si passa a una carta che invece è ricca di suoni. E
E qui si passa da un'immagine quasi bianca e nera a un'immagine a colori. Quindi il vostro mondo lavorativo cambierà completamente. Secondo me, a fine mese avrete un qualcosa da festeggiare. Potrebbe essere anche che alcune persone vengano premiate, potrebbe essere in alcuni casi che qualcuno riceva una promozione, che qualcuno riceva dei soldi extra, che qualcuno finalmente trovi il lavoro e quindi ci abbia motivo per festeggiare molto concreto, potrebbe essere che ci sia un qualcosa che lavorativamente vi rende particolarmente felici, potrebbe essere anche la vittoria di un premio. Sicuramente il mese si chiude in bellezza lavorativamente. Andiamo a vedere quello che succede affettivamente. Allora, affettivamente, io ho dei messaggi da dare per tutti. Partiamo con chi è in coppia, poi vediamo i single e poi vediamo chi è in situazioni particolari, non definite. Allora, per chi è in coppia, questa è l'energia dell'altro e questa è la vostra. L'altro è in un'energia molto pratica, molto fattiva, lavora molto, 9 di denari e magari è molto indipendente. 9 e 9, siete entrambi nell'energia del 9, questo è molto bello. Perché vi ritagliate i vostri spazi, state bene insieme, ma siete indipendenti. Quindi è un ideale di coppia sana. Il vostro compagno, la vostra compagna ha tanto lavoro da fare per il mese di luglio, voi forse di meno con il 9 di coppe, visto che siete seduti, ma siete in una fase un po' più da sogno, desiderate, sognate. Magari cercate di capire cosa fare della vostra vita, cercate anche di capire che direzione dare alla vostra relazione. Ho anche la sensazione che il vostro compagno e la vostra compagna vi possa stupire in questo mese di luglio, perché abbiamo come carta centrale quest'asso di denari che ci dice che il vostro compagno e la vostra compagna vi offre un qualcosa. Ho la sensazione che il vostro compagno, la vostra compagna vi possa offrire un qualcosa che tanto desideravate. Un desiderio viene realizzato. Magari ricevete una proposta. Qualcuno potrebbe anche ricevere una proposta di matrimonio, ma questo è solo per alcuni di voi. Oppure semplicemente vi propone di fare un qualcosa insieme, un qualcosa che volevate fare da tempo. Con l'asso di denari c'è un investimento concreto, quindi ci dice che se la relazione è una relazione nuova, sicuramente il vostro compagno, la vostra compagna si impegna molto seriamente con voi, offre un qualcosa di concreto. Per chi invece è single, allora sicuramente lavorerete tanto in questo mese, vi vedo molto impegnati. 9 di denari è la carta di chi è molto impegnato, di chi è molto indipendente, di chi ha tante cose da fare, di chi sta bene da solo, di chi è proprio soddisfatto di quello che fa. Quindi sta veramente bene da solo, in modo sano. E queste sono belle premesse per avere una relazione affettiva soddisfacente e sana. Infatti io vi dico che c'è una novità in arrivo per i single. Nel mese di luglio qualcuno vi fa una proposta. Asso di denari, non so bene di che proposta si tratti, ma è un qualcosa che vi piace, 9 di coppe. È un qualcosa che corrisponde ai vostri desideri. Qualcuno vi potrebbe chiedere di uscire, qualcuno vi potrebbe chiedere di fare un qualcosa insieme, qualcuno che vi interessa chiaramente, perché qui quest'asso di denari è quasi come un sole. Questa proposta brilla, vi piace. E 9 di coppe va a soddisfare un profondo desiderio, quindi c'è una novità per i single all'orizzonte. Difficile dire da queste carte in che direzione vada, anche perché l'asso di denari è un primo passo, è un inizio, però mi piace, quel 9 di coppe è estremamente promettente. Per cui c'è una novità solida in arrivo per i single. Qualcuno vi fa una bella proposta, secondo me. Magari qualcuno vi invita a fare un qualcosa, vi invita fuori. Vi invita a cena fuori, vi invita ad andare con lui o con lei a una festa. Mi viene da pensare a una festa perché lei qui è vestita bene, ci sono delle coppe. È un'energia molto bella, eh? Una proposta sicuramente vi arriva. Vi arriva e vi arriverà quando siete impegnati. In un momento in cui siete impegnati, state bene con voi stessi, vi piace quello che state facendo,
e avete un'energia molto forte, molto indipendente. Per chi invece si trova in una situazione ambigua o clandestina, io vi do un consiglio, anche voi ricentratevi su voi stessi. Se la situazione è ambigua, quando le situazioni sono ambigue, più vi ricentrate su voi stessi e spostate l'attenzione dall'altro a voi stessi, e più ottenete quello che desiderate. Ma non dovete farlo tanto per ottenere un qualcosa, ma perché quando riportate l'energia su di voi, l'altro sente meno i vostri bisogni e il vostro attaccamento, si sente in un certo senso meno inseguito, e di conseguenza deve, mentre sta scappando, necessariamente si deve girare e guardarvi per capire quello che sta succedendo. Però, diciamo, questa è una situazione limite. Con un 9 di denari, voi dovete assolutamente riportare l'energia su di voi, se la situazione che vi state vivendo non è chiara, se non è una vera e propria relazione, o se è una relazione clandestina. Ritornate su di voi, fate le vostre cose, e vedrete che anche nel vostro caso l'altra persona vi verrà incontro. E anche per voi vedo che un desiderio si realizza questo mese di luglio, questo lo vedo per tutti. L'altra persona vi farà una proposta di qualche tipo. Vi viene decisamente incontro ed è decisamente questa proposta un qualcosa che vi piace. Andiamo ora a vedere qual è il consiglio dell'oracolo. È in inglese, ma ve lo traduco. Ah, questa era uscita anche per la lettura numero 1. Think things through. Considera le cose attentamente nella loro totalità. Say no. Di no. Allora, interessante. Allora, secondo me questo considera le cose nel profondo e attentamente si riferisce molto al lavoro. Io la collego molto questa carta all'energia dell'eremita, perché l'eremita è un'energia di chi riconsidera le cose, di chi valuta quello che è stato fatto, di chi considera che passi fare, in che direzione andare, come strutturare meglio il lavoro. Perché ho la sensazione che quella prima energia dell'eremita verrà poi premiata. Poi ricordiamoci che qui ci sono tre carte di offerte. Il 4 di coppe è una carta di offerta, il paggio di denari è un'altra carta di offerta e l'asso di denari è una carta di offerta. Qualcosa vi arriva. Quindi considerate bene quello che vi arriva. Io direi che in linea di massima vi arrivano cose molto positive. Però considerate bene tutte le proposte che vi arrivano, specialmente se dovete scegliere. Valutate con attenzione, lì l'energia dell'eremita vi può servire, perché l'eremita ha un modo, vi ripeto, l'energia della Vergine ha un modo di considerare le cose molto meticoloso, molto attento. Di no è se ci sono delle cose che non vi piacciono nelle offerte che vi arrivano, secondo me potete trattare, senza essere difficili, mi raccomando, senza essere difficili. Cioè, questa carta, paradossalmente, la collego molto a questa. Potete dire di no, ma attenzione a come dite di no. Cioè, non dovete dire di no a prescindere, valutate bene le cose che vi arrivano e non dite di no solo perché vi sentite arrabbiati o indispettiti o perché precedentemente un qualcosa non vi è piaciuto. Valutate bene quello che vi arriva. Ecco, ho avuto un'illuminazione. Queste due carte sono... Questa è la conseguenza di questa. Considerate bene le cose prima di dire di no. Ecco, ho avuto un'intuizione. Perché guardando questo 4 di coppe, queste due carte rappresentano un po' l'energia del 4 di coppe. Prima di dire di no, guardate bene quello che vi arriva. Non disdegnate a priori un qualcosa che vi arriva, anche perché l'energia di questo mese è molto bella. Una carta come quella del mondo, una carta come quello del 9 di coppe, sono carte che ci dicono che i vostri desideri si possono realizzare. Per cui mantenete un atteggiamento critico ma in positivo, quindi valutate le cose, ma prima di dire di no pensateci bene. Quindi cercate di non essere orgogliosi, cercate di non essere chiusi alle novità, cercate di non boicottarvi, cercate di dire di no solo in extremis se qualcosa proprio è inaccettabile. Ma secondo me questo di no è un po' una provocazione in questa lettura, perché le offerte che vi arrivano in realtà sono buone.
Quindi è più che altro un state attenti quando dite di no, valutate bene se è il caso di dire di no. Perché qui il 9 di bastoni è interessante come la lettura si apra col 9 di bastoni, che è la carta di chi aspetta e sta sulla difensiva. E in realtà non ci sono nemici. E poi la lettura si conclude con un di no. È un po' un atteggiamento che sento lei potrebbe avere. Lei sembra che lì stia per dire di no a qualcuno, no, non ti avvicinare. Quindi voi iniziate il mese così, con la sensazione che dovete dire di no, ma io vi dico, valutate bene e siate un po' più accoglienti. Guardate, tra l'altro, lei ha le braccia conserte. Le arriva questa coppa e c'ha le braccia conserte. Lei è vestita elegante, sta seduta su uno sgabello e c'ha le braccia conserte. Avere le braccia conserte è un atteggiamento un po' di chiusura. Quindi io vi dico, cercate di rimanere aperti alle possibilità, perché secondo me ce ne saranno tante in questo mese di luglio. Ricordatevi delle mie parole, cercate di essere aperti. Tra l'altro, tutte queste carte sono carte molto solitarie, sono tutti personaggi che sono da soli. E la carta del mondo, se ci pensate, è una carta che invece dice di aprirsi al mondo, e a fine mese vi aprirete al mondo. Quindi mi raccomando, mettetevi in gioco, analizzate sì le situazioni, ma cercate di essere aperti, cercate di essere più accoglienti, cercate di mettervi in gioco, non abbiate timore degli altri. Gli altri non sono dei nemici, perché ho la sensazione che riceverete delle buone proposte questo mese. Quindi ricordatevi delle mie parole, valutate bene, ma siate accoglienti e anche grati. Quattro di coppe è una carta che vi dice anche di essere grati, se un qualcosa vi arriva, anche se non è al 100% quello che desideravate, siate grati. Non date le spalle a un qualcosa perché non è esattamente come lo desideravate. Lasciatevi stupire dalla vita, se un qualcosa vi arriva e comunque è un qualcosa di positivo, perché no? Fatemi sapere cosa ne pensate di questa lettura. Direi che questo è tutto, noi ci vediamo prestissimo in altri video. Buon mese di luglio!